Salve a tutti! Oggi vediamo come realizzare una cornice tridimensionale come questa utilizzando l'envelope punch board. La cornice che vi mostrerò oggi misura 18x18 cm ed è spessa 2 cm. Capito il metodo, sarà semplicissimo realizzare qualsiasi cornio. Io ho anche realizzato ad esempio questa cornice che misura 25x25 cm ed è spessa 3 cm. Per realizzare la nostra cornice tridimensionale abbiamo bisogno dell'envelope punch board, una riga, una matita, della colla, un tappetino del mouse ed infine due pezzi di cartoncino. Per ricavare le dimensioni della scatola io ho utilizzato la tabella Excel di cui vi parlavo tempo fa, comunque qui trovate il link al tutorial e nell'info box vi metto il link dove poter scaricare la tabella. Per la mia dimensione di scatola, ovvero quindi 18x18 cm, uno spessore di 2 cm, abbiamo bisogno di un foglio che misura 30,3x30,3 cm. Vi ricordo che quando utilizziamo l'envelope punch board si parte sempre da un formato quadrato, ecco perché la tabella vi dà solo un lato, perché il secondo lato è già definito. E poi abbiamo anche bisogno di un altro pezzo di cartoncino che misura 18x18 cm. Prendiamo prima il cartoncino che misura 30,3x30,3 cm. La prima panciata va fatta a 13,7 cm. Il nostro envelope arriva fino a 13,3 cm. Di conseguenza prendiamo una riga, la mettiamo sotto il nostro envelope e allunghiamo l'envelope di 4 mm. Facciamo la prima, prendiamo la pieghetta e facciamo la prima panciata a 13,7 cm e pieghiamo. E la seconda panciata a 16,6 cm, quindi allunghiamo il nostro envelope di 3,3 cm. E panciamo. Togliamo la riga. Il nostro foglio è più lungo dell'envelope, della piega che si fa nell'envelope, quindi pieghiamo e abbiamo così gli altri due punti. Posizioniamo l'indicatore sulla piega, panciamo e così via. Ed ecco la scatola. Prendiamo il tappetino del mouse. Una prima piega va fatta a 1,5 cm, quindi segniamo un centimetro con la matita, 1,5 cm da una parte e 1,5 cm dall'altra, e facciamo la nostra piega con una pieghetta o stecca d'osso. Questa dimensione è standard in tutte le cornici tridimensionali che vogliamo fare. La seconda piega, invece, dipende dallo spessore che abbiamo scelto per la scatola. In questo caso la mia scatola ha uno spessore di 2 cm, quindi vado a segnare la piega a 2 cm. Ed ecco che abbiamo ottenuto il primo lato. In quest'altro caso, invece,
La seconda piega l'ho fatta a 3 cm perché lo spessore era di 3 cm e non di 2 come in questo caso. La misura del bordo interno deve essere uguale alla misura del bordo esterno, mentre il centimetro e mezzo è uguale in tutte le scatole. Ecco. Facciamo questo stesso procedimento per gli altri tre lati, quindi facciamo una prima piega 1,5 cm e una seconda piega 2 cm dalla prima piega che abbiamo fatto. Marchiamo tutte le pieghe. A questo punto potete decidere se tagliare questo spigolo oppure se piegarlo verso l'interno, in questo modo. Se decidete di piegarlo, piegatelo in tutti e quattro i lati, oppure tagliatelo. Io preferisco piegarlo. Poi dobbiamo andare a incastrare le parti. Come potete vedere, in questo modo si sovrappongono e quindi non si può piegare, perché dobbiamo fare un paio di tagli da due lati. Quindi chiudiamo il primo bordo, prendiamo il secondo lato e facciamo un segno qui, proprio nel punto in cui si congiunge la cornice. Con la forbice facciamo un piccolo taglio. Non togliamo la parte, ma la inseriamo all'interno, così la cornice si potrà piegare. Lo stesso facciamo dall'altro lato. Ed ecco che il primo bordo è pronto. Facciamo la stessa operazione dall'altro lato, dal lato opposto. Così la cornice è quasi pronta, tutti i tagli li abbiamo fatti, dobbiamo solo incollare. Quindi prima incolliamo tutti i bordini e poi le alette centrali. Mentre asciuga la cornice, prendiamo il cartoncino che misura 18 x 18 cm e la taglierina. Prendiamo il cartoncino, lo inseriamo all'interno della taglierina e andiamo a tagliare un quadrato interno, lasciando da ogni lato 1,5 cm, ovvero lo spessore del bordo della nostra cornice. Otteniamo questa cornice e un pezzo interno. Il pezzo interno andremo ad incollarlo per coprire l'interno della cornice, mentre questo pezzo mettiamo la colla in questo bordino e lo mettiamo sul bordo della cornice, così da
coprire tutte le imperfezioni. Ed ecco la cornice finita, pronta per essere decorata. Questo è un esempio di decorazione. Ho utilizzato i timbri e le fustelle della coppia creativa, stencil, gesso, gelatos, altri timbri, delle chipboard, degli abbellimenti in legno, dei cuori in tela. Spero vi sia di ispirazione e spero di essere stata chiara. Se avete qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda, non esitate a scrivermi e a lasciare un commento. A presto, ciao ciao!